Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Il Castelfidardo cerca di continuare il suo Magic Moments. I Fidardensi, dopo i due successi consecutivi contro Castelnuovo Romano e Vastese, hanno ripreso slancio ed entusiasmo e sono pronti per affrontare un'altra trasferta in terra abruzzese dopo quella vincente di una settimana fa. Questa volta gli uomini di mister Manolo Manoni sono di scena a Chieti, un campo ostico contro un avversario che tallona i fisarmonicisti in classifica e con una squadra sicuramente interessante, anche se finora non ha espresso tutto il suo potenziale. Tra l'altro i neroverdi sono ancora a secco di vittorie davanti al pubblico amico, una sconfitta ed un pareggio finora lo score all'Angelini di Chieti, e quindi sono a caccia di riscatto, anche se il Castelfidardo viene da un ottimo momento di forma e vuole confermare questo ottimo trend. Fischio d'inizio domenica 24 ottobre alle ore 15 all'Angelini di Chieti, dirige l'incontro il signor Giuseppe Lascaro di Matera. Eccoci con Edoardo Baraboglia, siamo qua con lui a presentare la prossima partita del Castelfidardo. Allora Edoardo, domenica si va a Chieti, al trasferta insomma dopo quella vincente contro la Vastese, partita sicuramente impegnativa contro un'ottima squadra, però il Castelfidardo è in un buon momento e cercherà di confermarsi su questo campo difficile. Innanzitutto sì, sarà una partita ostica sia per la squadra ma soprattutto anche per l'ambiente che andremo a trovare, perché è un ambiente caldo che supporterà la squadra locale fino al 100, fino al per 100 minuti, e quindi sarà una partita maschia, ma noi andremo là per fare il risultato, per provare a continuare questa striscia positiva e fare il meglio possibile, ecco qua. E ecco, tu sei uno dei volti nuovi di questa squadra, come ti stai trovando, insomma, che ambiente hai trovato? No, mi sto trovando molto molto bene, infatti sono tutti ragazzi che hanno voglia di giocare, che hanno voglia di far bene, di mettersi in mostra, e questo per me è una cosa fondamentale, perché se vai in campo in 11, che, anzi in 22, che con la voglia di far bene è difficile non portare a casa il risultato. Perfetto, grazie mille Edoardo, poi ci rivediamo in campo. Grazie mille. Eccoci con mister Manolo Manoni, siamo qua con lui per presentare la prossima partita del Castelfidardo. Allora mister, domenica si va a Chieti, una squadra che sta facendo magari un po' fatica ma ha comunque un ottimo organico, quindi un avversario di livello. Il Castelfidardo però arriva a questo appuntamento con tanta voglia di fare bene. Buongiorno, sì, Chieti è una squadra, secondo me è una delle squadre più organizzate e che mi ha impressionato di più in questo inizio di campionato. Stanno facendo fatica? No, perché sì, magari ecco, a livello di risultato hanno ottenuto forse un po' meno di quello che meritava. È una squadra molto organizzata, una squadra che gioca molto bene, è una squadra tosta, una squadra veramente che a me mi ha impressionato in questo inizio di campionato. E quindi sarà una partita difficile, anche perché andremo in un campo duro dove c'è fame di calcio vero, hanno fatto calcio vero, e quindi l'ambiente sarà molto caldo e quindi ci aspetta una partita molto molto tosta. Ecco, come hai preparato questa partita, su che aspetti hai lavorato e soprattutto ecco, che formazione hai in testa per questo match? Ma diciamo che i ragazzi hanno lavorato molto, molto bene questa settimana e l'aspetto è che noi dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, ai nostri risultati e dobbiamo fare il Castelfidardo, che non può fare a meno di unione di intenti, di aggressività e soprattutto di mettere il fine individuale dopo il fine comune, e quindi mi aspetto un'ulteriore conferma di quanto di buono stiamo facendo in questo inizio di campionato. Perfetto, grazie mille mister, poi ci rivediamo in campo. Ok, grazie a voi. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie.
Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.